MTB Gran Fondo, in collaborazione con Tech Series. Non fermarti mai. Bottecchia Reparto Corse. Amici sportivi, appassionati delle ruote grasse, un saluto da Carlo Rosa e bentrovati a questo nuovo appuntamento con MTB Gran Fondo. Lo sport è fermo. Le problematiche da risolvere in vista della ripartenza sono tante. Noi però continuiamo a parlarvi di mountain bike. Oggi andiamo a sentire come stanno vivendo questo periodo gli atleti elite. Iniziamo con Marcello Pavarin, preparatore atletico e biker del Bottecchia Factory Team. Poi andremo a sentire anche Domenico Valerio del KTM Protec Dama. Marcello, innanzitutto grazie di essere qui oggi con noi. Innanzitutto vorrei che tu facessi una riflessione sul difficile momento che stiamo attraversando. Grazie Carlo, buongiorno a tutti. Purtroppo è proprio un momento difficile, quest'anno è successo questo imprevisto, credo che sì, ormai siamo nel bel mezzo di una guerra, possiamo dire, e in questo momento mi unisco a chi dice stiamo in casa, perché credo sia una cosa importante, credo sia una cosa etica che tutti quanti dobbiamo fare per cercare di uscirne il più presto possibile, per cercare di poter tornare alla nostra vita normale, poter ritornare a fare quello che ci piace. Nessuno se l'aspettava, è stato diciamo un brutto colpo, però insomma siamo fatti per adattarci alle situazioni difficili, quindi vediamo di fare appunto il possibile per uscirne il più velocemente possibile. Marcello, innanzitutto con chi stai passando questo periodo di quarantena? Ma diciamo che nelle difficoltà mi ho ritrovato, sono a casa ovviamente, sono con la famiglia, con la moglie e il bimbo e ci stiamo vedendo molto di più del normale, quindi diciamo nella situazione difficile c'è una cosa molto molto speciale per me, perché ho il bimbo piccolo, ha adesso 2 anni, quindi me lo sto godendo veramente a pieno, cosa che prima insomma era difficile e non riuscivo a fare tutto al giorno. Adesso lo vedo veramente da mattina appena sveglio alla sera prima di andare a letto, quindi me lo sto veramente godendo, da quel punto di vista è veramente una cosa molto molto importante e molto bella. Vorrei parlare ora della tua giornata da elite. Come ti organizzi la giornata in questo periodo? Ma dai, allora, ho cercato di mantenere un po' i ritmi che avevo sempre avuto, quindi cerco di alzarmi la mattina sempre relativamente presto per me, quindi verso le 8 cerco di essere in piedi, cerco di prepararmi, di mangiare bene, di fare una bella colazione. Io sono l'addetto di casa a preparare la colazione, quindi la mattina preparo la colazione per tutti e cerco di mangiare come mangiavo prima, quindi in maniera salutare, cerco di evitare ancora di più adesso, cosa che solitamente fatico a fare, i dolci, e poi passo subito al momento rulli, quindi faccio colazione, dopo una mezz'oretta inizio a fare il mio allenamento, cerco di allenarmi tutti i giorni, poco tempo, faccio un'oretta al giorno, e così verso le 11 ho finito e sono 11, 11 e mezzo ho finito e posso iniziare comunque a lavorare, perché fortunatamente riesco a preparare comunque gli allenamenti ai miei atleti da casa, riesco a seguire quello che fanno da casa, riesco a verificare insomma se tutto sta proseguendo per il meglio, e quindi già nella mattina riesco a darci un'occhiata, poi pranziamo, in questa quarantena abbiamo iniziato a pranzare in giardino, cosa che mi piace molto, che avevamo sempre in programma di fare ma che non riuscivamo a organizzare logisticamente essendo sempre di corsa,
E poi il pomeriggio sono appunto dedicato a lavorare, insomma, quindi sistemo tutti gli allenamenti e lavoro a computer. Cerco poi comunque prima di cena di fare una seconda seduta di allenamento. Ho cercato qui di coinvolgere moglie e bambino perché ritengo che sia una cosa molto importante, soprattutto in questo momento che siamo abbastanza sedentari, che tutti cerchiamo di fare qualcosa di più, no? Visto che ne abbiamo il tempo. E quindi cerchiamo di fare degli esercizi, un po' di stretching, un po' di mobilità assieme, divertendoci in modo tale da fare una quarantina di minuti, 45 minuti, di attività fisica noi tre, quindi giocando, scherzando e facendo un po' quello che abbiamo bisogno di fare. Tu sei tra l'altro anche preparatore atletico, ci cioè, hai parlato appunto che stai seguendo comunque tutti i tuoi atleti anche in questo periodo. E, che consiglio vuoi dare ai tanti appassionati biker che ci stanno seguendo? Ma allora, prima di tutto sicuramente di non esagerare, perché magari chi ha più tempo adesso cerca di lavorare sfruttandolo al massimo, quindi magari segue cosa facevano gli elite su strada e si butta sui rulli a fare 3, 4, 5 ore senza magari un filo logico. Io credo che i rulli siano un ottimo strumento per superare questo momento. Perché sono uno strumento, diciamo, dettagliato, scientifico, che non, nei quali non si trovano gli stop, nei quali non si trovano le curve, quindi sui rulli si riesce veramente a definire tutto quello che si vuole fare. Penso che prima di iniziare a farli ci si deve sedere a computer, decidere, o davanti a un foglio di carta, oggi a computer, e decidere come programmare questo periodo. Quindi, prevedere dei giorni di recupero, prevedere dei giorni di lavoro intenso e prevedere dei giorni di lavoro di aerobico di base. Quindi sono dell'idea che lavorando bene, e do il consiglio di lavorare bene, di decidere bene cosa fare prima di iniziare a lavorare sui rulli. Poi, diciamo, i rulli creano sicuramente degli stress diversi rispetto alle uscite su strada perché si suda molto di più, quindi consiglio di avere tanta acqua a disposizione, consiglio di mettersi in un luogo ventilato in modo tale da avere un ricambio d'aria, non mettersi, se possibile, in garage con la porta chiusa, piuttosto, insomma, stiamo con la porta aperta, cerchiamo di simulare il più possibile la situazione in esterna, insomma. Questa è la cosa che io voglio dire, però sono veramente dell'idea che sul rullo si riesca a lavorare veramente molto molto bene. E sto vedendo, come pensavo, che anche gli elite, anche atleti importanti, comunque passano parecchie ore sul rullo. Quindi, una volta che si è fatto un programma, una volta che ci si è adattati al rullo, si può anche comunque fare 2, 3, 4 ore di seduta allenante se questa è stata definita preventivamente. Devo dirvi una cosa, io ho fatto una prova di questo 2 settimane fa, ho fatto 4 ore e mezza sul rullo proprio perché volevo verificare cosa succedeva, quindi non mi piace dire agli altri uccidetevi e non averlo provato prima, no? Mi piace sperimentare quello che vado a fare e ho portato a termine l'allenamento e insomma ce l'ho fatta. Sicuramente è impegnativo, però credo si possa fare, insomma. Quindi tu consigli anche agli amatori, diciamo così, evoluti che hanno già delle tabelle di allenamento di continuare a seguirle sui rulli. Ma che differenza c'è poi tra il pedalare fuori e sui rulli seguendo una tabella di allenamento? Sì, allora io consiglio proprio di continuare a seguire il loro programma, perché se era stato fatto così, quindi sicuramente l'indirizzo e l'idea era quella di poi essere competitivi nelle gare. Io tendo, e quello che ho fatto con i miei ragazzi è stato quello di ridurre leggermente la lunghezza delle ripetute, magari variando le cadenze o variando leggermente l'intensità perché. Più che altro per combattere la monotonia. Il risultato finale è sempre lo stesso, il volume di lavoro è sempre lo stesso, ma ho cercato di far variare il più possibile, far cambiare la situazione, quello che si presentava davanti all'atleta, in modo tale da fargli pensare a quello che stava facendo e fargli passare più velocemente il tempo. Rispetto alla strada, allora diciamo il rullo sicuramente è più intenso perché non si perde tempo. Quindi
ritengo, a parte il discorso che ho fatto appunto sul fatto che si possa comunque anche fare delle sedute lunghe, ritengo che un'ora, dai 50 minuti all'ora e mezza sia il tempo ideale di lavoro sul rullo, nel quale sicuramente si manterrà una potenza media superiore rispetto a quello che si farebbe su strada, quindi sarebbe un momento, un periodo di lavoro importante e superiore rispetto a quello che si potrebbe fare su strada. Parliamo della stagione ora. Abbiamo seguito lo scorso febbraio in fiera a Verona la presentazione del tuo team, il Bottecchia Factory. Tutto era pronto, eravate carichi per la stagione 2020. Com'è ora la situazione del team e dei ragazzi? Ma allora, diciamo, del team quest'anno ero atleta preparatore, quindi era un anno anche per me importante, anche per vedere come lavoravano i miei compagni, e mi sentivo comunque un po' di responsabilità nei loro confronti. E eravamo partiti bene, stavamo bene tutti, ci eravamo allenati bene, quasi tutti, insomma, magari c'era qualcuno che sarebbe andato in condizione verso giugno, però comunque sarebbe andato in condizione, e invece sì, c'è stato questo stop. Stiamo comunque tutti continuando ad allenarci, abbiamo reimpostato, come ho detto prima, insomma, un po' tutte le tabelle, e stiamo lavorando tutti quanti parecchio in palestra in modo tale da farci trovare pronti poi quando potremo uscire. E purtroppo non abbiamo ancora potuto partecipare a nessuna competizione, cosa che appunto ci manca. Quando ci sentiamo, quando ne parliamo, non vediamo tutti l'ora di correre, perché comunque, diciamo, fa parte del nostro divertimento e fa parte del motivo per il quale ci alleniamo. Quindi ringraziamo tutti quanti, e ce lo diciamo veramente tutti i giorni, cerchiamo comunque di essere attivi nei social, ringraziamo Bottecchia, il Bottecchia Factory Team, tutti gli sponsor, Alessio Finetto in primis, Tonolli che quest'anno ci seguiva e dava una mano, ma poi appunto tutti gli sponsor della squadra che ci permettevano di andare avanti, ci davano tutti i materiali per essere competitivi al massimo. Li ringraziamo veramente tanto e speriamo di poterli portare sui campi gara il prima possibile e di dargli delle belle soddisfazioni. A proposito di campi di gara, la Federazione Ciclistica Italiana sta posticipando di mese in mese l'apertura della stagione. Come vedi questo momento? Ma allora, noi possiamo solo che guardare le direttive della federazione e sperare che la situazione si sistemi. Per quello prima dicevo stiamo in casa, perché ci torna tutto comodo, no? Se riusciamo a raggiungere questa fase di steady state il più velocemente possibile, probabilmente potremo tornare a correre. E io sono dell'idea che, per quanto riguarda noi, il campionato italiano marathon, quindi era verso fine agosto, primi di settembre, se non sbaglio. Settembre, sì. E sì, e sicuramente il campionato italiano cross country sarà posticipato, era i primi di luglio, quindi su quello penso ci sia qualche difficoltà nel riuscire a farlo proprio in quel momento lì, magari lo si rifarà a settembre, però sono fiducioso, io penso che, insomma, per metà luglio, i primi di agosto, magari qualcosa si possa smuovere e qualche competizione possiamo tornare a farla. Marcello, io vorrei parlare con te adesso della bici, della vostra mountain bike che avete in dotazione, la Front, la Bottecchia Aquila Rossa. Non penso che non vedrai l'ora di salirci sopra e macinare chilometri. Sì, devo dire che fortunatamente è una gran bici e ogni volta che ci salgo mi sembra che sia di essere appena sceso, quindi veramente è facile da utilizzare, ha delle geometrie veramente molto molto confortevoli e quindi non richiede poi chissà quali abilità, insomma, diciamo che una volta che ci si pedala un attimo si riesce subito ad aver feeling con la bici. Sicuramente pedalare sui rulli è bello, può essere coinvolgente con le app che ci sono, è allenante, ma non è niente che di simile a quello che si può provare facendo una discesa con la mountain bike. Quindi noi con l'Aquila Rossa ci divertiamo tantissimo. Devo dire che è veramente confortevole in tutte le situazioni di strada, di discesa, di salita, di strada, di sterrato, di asfalto, quindi non vediamo tutti l'ora di salirci e di andare nuovamente a divertirci.
Marcello, grazie di essere stato qui con noi. Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori di MTV Gran Fondo e un in bocca al lupo. Spero di rivedere voi e tutti quanti presto nei campi di gara e di divertirci di nuovo tutti assieme. Ti saluto, l'appuntamento è subito dopo la pubblicità. Per te, per la tua passione, l'abbigliamento tecnico sportivo Tech Series ti garantisce la migliore traspirabilità e resistenza al vento, alla pioggia e al freddo. Tech Series è un prodotto tutto italiano che nasce dalla ricerca e sviluppo di Plastotex. Tu concentrati sulla prestazione. Al tuo comfort ci pensa Tech Series. Tech Series. Non fermarti mai. MTB Gran Fondo è il canale YouTube dedicato al mondo della mountain bike. Tanto agonismo con gli eventi più spettacolari. Notizie, bike test, interviste esclusive e una sezione tutta dedicata al cicloturismo. MTB Gran Fondo è a portata di click. Iscriviti al canale, entra nel mondo della mountain bike con MTB Gran Fondo per essere sempre informato sull'uscita di nuovi contenuti video. MTB Gran Fondo, il mondo della mountain bike, sempre con te, a portata di click. Abbiamo in collegamento Skype Domenico Valerio, atleta del KTM ProTec Dama. Domenico, innanzitutto grazie di essere qui con noi a parlare anche della tua situazione, a parlare un po' di sport, a parlare di mountain bike in questo periodo duro per tutti quanti. Certo, ciao Carlo, grazie a te e ciao a tutti gli amici di MTV Gran Fondo. Domenico, prima domanda, come stai? Beh, dai, diciamo che in questo contesto un po' così surreale non fa neanche male, dai. Diciamo che sto cercando di trovare motivi, in questo momento difficile, motivi positivi per andare avanti, ecco. Vorrei da te un pensiero come uomo riguardo al periodo che stiamo passando anche al territorio. Come dicevo prima, dobbiamo trovare dei motivi positivi a quello che ci sta succedendo e secondo me alla fine di tutto ciò, perché sicuramente ci sarà una fine a questo, ripartiremo con più forza, dai. Forse sicuramente possiamo dire che è quasi una disgrazia quello che è accaduto, però lo vedo anche come un motivo per poter ripartire tutti più forti di prima. E quindi anche con stimoli nuovi e con un bagaglio di esperienze umane, magari molto più Esatto, ampio. sì. Domenico, con chi stai passando la quarantena? Ah, io sono a casa mia con la mia compagna, Laura, e Ti lei la saluto. sta vivendo particolarmente. Ciao Laura, lei la sta vivendo particolarmente all'interno, diciamo, di questo problema, perché lei è un'assistente sanitaria, fa le inchieste epidemiologiche a Vicenza. Quindi lei anche stamattina è partita presto, lavora quasi 12 ore al giorno, tutti i giorni, tra tamponi e ricerche, come dicevo prima. Quindi quando arriva a casa ha sempre tanto da raccontarmi ed è sempre anche tanto provata, perché sì, insomma, diciamo che per gli operatori sanitari non è un periodo così sereno, ecco. Però
anche lei insomma ci dà, come tutti loro insomma, ci stanno impegnando tanto, vedono anche che le cose stanno un po' migliorando, quindi sono anche positivi, dai. Bene, facciamo tantissimi complimenti a Laura, che è veramente in prima linea. Come ti organizzi la giornata da atleta? Ma diciamo che alla fine cerco di fare quello che facevo prima, cioè non cerco di svegliarmi un troppo tardi al mattino e ogni giorno so già quello che devo fare, perché con il mio preparatore Walter organizzo comunque da tutta la settimana di lavoro. Ci sono dei giorni in cui magari faccio più esercizi di palestra in casa, fortunatamente avevo già degli attrezzi da tempo che mi ero procurato, quindi diciamo che sto insistendo un po' di più sotto quell'aspetto, e poi altri giorni magari mi concentro più sui rulli e quindi continuo, diciamo, questo allenamento in bici, chiaramente non all'esterno, però indoor, ecco. Vuoi dare qualche consiglio anche ai tanti telespettatori che ci stanno seguendo? Ma sicuramente, almeno quello che è stato per me all'inizio, no? La cosa più difficile è il dover dire devo cambiare il mio modo di allenarmi per cosa, no? Perché anche non hai neanche un obiettivo, perché non sapendo con certezza quando ricomincerai a correre o quando comunque potrai uscire ad allenarti su strada, ti si sente un po' persi, no? Almeno questa è stata la mia sensazione, però diciamo che dobbiamo trovare la motivazione, sapendo appunto che prima o poi questa cosa finirà, quindi sicuramente è importante riuscire a trovare la motivazione nel continuare giorno per giorno ad allenarsi e soprattutto stando attenti a non mangiare troppo, perché quello è un errore facile da fare. Domenico, parliamo del team, anche del team KTM Protec Dama. Era tutto pronto per la partenza della stagione agonistica, ora com'è la situazione anche con i tuoi compagni di squadra? Sì, all'inizio diciamo che eravamo tutti molto carichi dopo la presentazione che abbiamo fatto a Milano, e c'era un clima positivo e sì, tanta voglia di fare. Pochi giorni dopo, già un po' nell'aria, poi pochi giorni dopo hanno iniziato a annullare le gare a Verona e poi le gare dopo, quindi sai, è stato un po' uno smacco anche lì, però diciamo che anche la squadra è stata tanto vicina a noi, i dirigenti, ci sentiamo spesso, e anche comunque con gli atleti, con gli altri ragazzi del team ci si sente sui gruppi e ci si organizza anche per allenarsi insieme sulle piattaforme online come Twitter, e quindi dai, alla fine lo spirito di squadra si è fatto sentire ancora di più, quindi sotto quell'aspetto lì dai, sicuramente le cose vanno bene. Poi è chiaro che sarebbe più bello potersi trovare ogni domenica a correre, quello sì. Sicuramente non vediamo l'ora, voi sicuramente come atleti e noi anche come addetti ai lavori. Domenico, come vedi la stagione 2020? Il tuo parere personale? Ma allora, sicuramente. Sicuramente, come ha già detto anche la federazione, non si correrà almeno fino a luglio. Non lo so, probabilmente sono un po' dubbioso anch'io sul fatto del quando e se si ricomincerà. Spero che, diciamo, dopo l'estate, io penso tipo più a settembre, così che magari le gare possono ricominciare, chiaramente non tutte, perché tante anche sono state annullate, quindi penso che qualcosa si riuscirà a fare, però poco in quanto a gare, e sicuramente comunque nella parte finale della stagione. Domenico, grazie di essere stato qui con noi, con MTB Gran Fondo. Grazie a te Carlo e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito.
MTB Gran Fondo, in collaborazione con Tech Series. Non fermarti mai. Bottecchia Reparto Corse.